Cauto ottimismo da parte dei sindacati sulla situazione che riguarda le ex 9 province. Dopo i 2 giorni di protesta a Palermo, alla presenza di migliaia di dipendenti degli enti interessati provenienti da tutta la Sicilia. Martedì prossimo, infatti, la legge sull'istituzione dei liberi consorzi di comuni approderà nuovamente all'ARS, dove, dopo la presentazione degli emendamenti, sarà discussa e poi votata. Un passo fondamentale, come ricordato dai sindacati, che darà anche la possibilità di aprire un tavolo di trattative con Roma per risolvere la avvertenza che ormai si trascina da anni. Una battaglia che i dipendenti e i sindacati, sul piede di guerra, intendono proseguire a tutela dei servizi erogati dagli enti e del diritto del lavoro. Il completamento di questa norma non risolve il problema. Il problema viene risolto soltanto dal completamento della norma e dall'assegnazione a fronte di questa norma delle risorse di carattere economico che lo Stato fino ad oggi ci ha negato almeno per il 2015 e ci negherà per il 2016. E al momento la situazione è particolarmente grave in tutte e 9 le province, ma anche nella nostra, perché alcuni nostri dirigenti stanno incominciando a proporre di sospendere i servizi e di attuare delle azioni contro il personale, cioè mettere in mobilità, che interessano il personale più che contro, che interessano il personale nel senso che li mettono in mobilità. Quindi abbiamo ottenuto un grande risultato, ma il problema non si è risolto. Siamo a rischio continuiamo a essere a rischio. Quindi noi non abbasseremo la guardia, anzi probabilmente domani o dopodomani faremo delle assemblee dove inviteremo l'assessore del nostro territorio, ma anche l'assessore Lantieri. Stiamo preparando una grande manifestazione in ordine a giorno 22. Non è risolto per il territorio, ancora il territorio rischia di avere i servizi sospesi perché mancano le risorse.